Quello a cui vi invitiamo questa sera è un'esperienza di ascolto del luogo dove si canta, come suona questa chiesa e come suona questa chiesa con i cantori in movimento che raccontano il dolore. Noi abbiamo un momento straordinario nell'anno, straordinario per credenti e non credenti, che è la possibilità che ti dà la Settimana Santa di condividere il dolore, l'umano, il quotidiano, la perdita. Siamo in un momento particolarmente difficile della nostra realtà. Vorremmo anche dedicare alla Siria questa serata. E vorrei invitarvi a vivere un'esperienza per voi. Cioè, questo è un momento per voi, per vedere che effetto vi fanno queste parole e questi suoni che si muovono intorno a voi nel corso del concerto. Altra cosa, le musiche le ho scritte io e i testi li ho presi da varie tradizioni, quindi sentirete i suoni del latino, che sono quelli più conosciuti per noi, i suoni del volgare, ma sentirete anche i suoni dell'arbresh, che è la lingua degli albanesi emigrati in Italia a metà del 400, sentirete il sardo di Bolottana, quindi altri tessuti che riamperanno questa chiesa. Non tutti i testi sono comprensibili, ma quello di cui parlano, il lamento, il dolore, il bisogno di essere contenuti attraverso il rito, il bisogno di risolvere la solitudine nella collettività, quello ci può parlare in tutte le lingue. Quindi vi auguro un buon ascolto a tutti.
Oh,
ciò che ti manca, ciò che ti eriati, ciò che ti manca, eriati. Yes.
Senato.
invasa. Esce di casa, non c'è più gente, nessuno che vada. Niente più casa, finestre, porte.